Non vi dirò perché ho fatto quello che ho fatto, ma voi potrete considerare che io sia soltanto una persona che è troppo stanca per continuare. Non me ne frega niente se mi ricorderete come un giovane pazzo, io me ne fotto di quello che la gente penserà. Mi domando solamente una cosa e so che qualcuno lo farà. Fate vedere a tutti questo messaggio. Je ne vais pas vous dire pourquoi je fais ce que je fais, mais vous pourriez considérer que je suis seulement une personne qui est trop fatiguée pour continuer. Je ne vais pas me fâcher si vous allez me souvenir comme un genre fou. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Je vous demande seulement une chose, et je sais que quelqu'un va le faire. Faites voir à tous ce message. Alessio Vinci è un ragazzo di 18 anni, vive a Ventimiglia nel quartiere Roverino. È cresciuto con i suoi nonni. Dopo la morte della mamma, avvenuta quando lui aveva soltanto 5 anni, i suoi nonni sono stati tutta la sua vita. Vuole loro un gran bene. Alessio è un brillante studente iscritto al primo anno di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino. Era stato ammesso alla facoltà di ingegneria, piazzandosi tra i primi 40 candidati. Si è iscritto all'università con un anno di anticipo, dopo aver frequentato 2 anni in un liceo scientifico di Ventimiglia. Alessio ha una grande ambizione. Vuole diventare il più giovane ingegnere in Italia. Il nonno Enzo è fiero di quel nipote che tutti gli invidiano e il figlio che tutti vorrebbero avere. Dopo la morte della nonna, Alessio e il nonno rimangono da soli. È un ragazzo molto intelligente ed educato. Aveva una fidanzatina, ma si erano lasciati alla fine dell'anno. L'8 gennaio del 2019, Alessio è molto felice. Ha preso la patente. Per muoversi in auto, usa la macchina del nonno. Quel mese di gennaio del 2019 è l'ultimo mese di vita di Alessio. Sabato 12 gennaio, in mattinata, spiega al nonno che è stato contattato dalla segreteria del Politecnico di Torino e che deve andare a Torino il lunedì successivo per firmare alcuni documenti. In realtà non è vero, l'università non ha mai contattato il ragazzo. Dunque Alessio, al nonno, racconta una bugia. Quel pomeriggio esce a Ventimiglia insieme al suo amico Matteo, al quale ad un certo punto fa una domanda molto particolare. Vuole sapere da Matteo, che ha uno zio che lavora alle poste, se sia possibile inviare una lettera che però dovrà raggiungere il destinatario un anno dopo. Matteo è incuriosito e gli risponde che secondo lui non è possibile. Intorno alle 18, Alessio saluta il suo amico, gli dice che deve andare in ospedale a Sanremo perché il nonno è ricoverato lì. Ma 40 minuti dopo viene visto in un supermercato mentre compra una bottiglia di champagne e soprattutto il nonno di Alessio non è affatto ricoverato in ospedale. Ha detto una bugia anche al suo migliore amico Matteo. Poco dopo Alessio arriva a casa. Nonno Enzo racconta di averlo visto euforico. Gli dice di aver vinto circa 500 euro al casinò. Gli dice di aver comprato quella bottiglia per festeggiare insieme. Alessio al nonno fa vedere i soldi nel portafoglio. Gli dice che li ha vinti al casinò di Monte Carlo. Insieme ai suoi amici, ogni tanto era stato al casinò, ma non aveva mai vinto nulla e poi, come raccontano gli amici, c'erano andati giusto così, per goliardia, per provare, per divertirsi, sapendo già che quei pochi euro che avrebbero investito sarebbero andati persi. Il nonno racconta che la stessa sera, sabato 12, sul cellulare di Alessio è arrivata una telefonata. Lo sente rispondere e lo sente dire 5 minuti e arrivo. Dopo la telefonata, Alessio rimane in casa ancora una decina di minuti. E a quel punto qualcuno lo richiama, probabilmente la stessa persona con la quale ha parlato poco prima. Il nonno lo sente dire nuovamente «Sì, arrivo». Quando gli domanda chi lo avesse chiamato, Alessio risponde che a chiamarlo era stato Matteo. «Matteo mi ha invitato a cena». In realtà è una bugia, perché Matteo quella sera non aveva chiamato Alessio. Erano d'accordo che sarebbe andato a casa sua a cena per le 20 e in effetti Alessio alle 20 è a casa di Matteo. C'è qualcosa che non quadra però, perché a casa di Matteo ci arriva in 5 minuti di macchina solitamente. Invece esce mezz'ora prima di arrivare a casa dell'amico. Dove è stato? Con chi? Forse prima di andare da Matteo doveva incontrare qualcuno
sicuramente la persona che gli ha telefonato due volte mentre era ancora in casa. La serata di sabato 12 gennaio continua. Alessio rimane insieme a Matteo fino alle 2, poi si salutano. Ma mentre Matteo ritorna a casa, Alessio a casa ci ritornerà soltanto la domenica mattina, il giorno successivo, alle 10. Al nonno racconterà di aver dormito a Monte Carlo in albergo, con una ragazza. È domenica 13 gennaio. Alessio pranza a casa con il nonno, è euforico. Questa volta gli mostra la ricevuta di un bancomat. Racconta di aver vinto una grossa somma al casinò, circa 140.000 euro. Nella ricevuta del bancomat, il nonno vede un prelievo di 500 euro e un saldo disponibile di 144.263 euro. Poi esce e nessuno degli amici lo vede quel giorno. Lunedì 14 gennaio è il giorno in cui Alessio ha detto al nonno che dovrà tornare a Torino per firmare i documenti all'università. Prima di partire per Torino, incontra nuovamente il suo amico Matteo, al quale racconta di essere riuscito a spedirla quella famosa lettera di cui aveva chiesto informazioni, quella che sarebbe dovuta arrivare al destinatario un anno dopo. Dice di averla spedita da Monte Carlo. Matteo si incuriosisce, gli chiede quale sia il contenuto di quella lettera e a chi sia indirizzata, ma Alessio cambia argomento. Poi, improvvisamente, tira fuori il nome di una donna, Greta Harrison. Matteo gli chiede chi sia, prova subito a cercarla su Instagram. Alessio gli fa anche lo spelling, perché vuole che Matteo abbia chiaro come si scrive quel nome. Harrison, con l'H davanti, una sola R e la Y. Alessio dice a Matteo che è inutile che cerchi questa persona su Instagram, perché questa persona, gli dice, ancora non esiste. La curiosità di Matteo cresce sempre di più e quando prova a fare altre domande ad Alessio, il ragazzo cambia nuovamente discorso. È il 14 gennaio, dunque Alessio parte per Torino. Il giorno dopo invia al nonno una foto del suo portafoglio pieno di soldi. Aggiunge anche un messaggio scritto. 990 euro, non si chiude il portafoglio. Il messaggio viene mandato il 15 gennaio alle 13:20. Il nonno di Alessio non dà molta importanza a quella fotografia, si raccomanda soltanto col nipote di fare attenzione nel muoversi con tutti quei soldi addosso. La sera del 17 gennaio succede qualcosa di particolare. Alessio è a Torino e va in un pub che frequenta abitualmente. Da qui chiama il nonno e gli racconta di aver vinto altri soldi. Alle domande del nonno, tentenna un po', ammette che in realtà non aveva vinto soltanto 500 euro, ma molti più soldi. La sera stessa, all'interno del pub, inizia a chiacchierare con una signora che conosce, alla quale racconta che sta bevendo molto quella sera, perché vuole festeggiare in quanto ha vinto 300.000 euro al casinò. Le chiede anche come lei investirebbe quei soldi, al che la donna gli consiglia di investire quei soldi comprando la casa in cui vive insieme al nonno, e al quale Alessio tiene molto. Lui, incredibilmente, dice un'altra cosa assurda. Le risponde che lui quella casa l'ha già comprata e che andrà a firmare per l'acquisto di quell'immobile proprio il 18 gennaio, il giorno dopo. A questa signora Alessio dice anche che deve partire assolutamente per Parigi perché deve assolutamente incontrare una persona. È la mattina del 17 gennaio. Nessuno sa che quel giorno Alessio salirà su un treno per Parigi. Ha prenotato una stanza 11 giorni prima. Alessio arriva all'hotel Le Méridienne Étoile, nel quartiere di Port-Meillot, e fa il check-in intorno alle 14:12 minuti. Paga la sua permanenza nella stanza 9057. Il costo totale è di 472,88 euro. Da quella stanza non uscirà mai se non per andare a fumare. Da Parigi chiama di nuovo il nonno per avere notizie su una visita medica a cui l'uomo si è sottoposto. Ma il nonno Alessio non dice che si trova a Parigi. Sono le 3:15 della notte del 18 gennaio. Le telecamere di videosorveglianza dell'hotel Méridienne Étoile riprendono Alessio mentre esce dall'albergo. Da quel momento non si sa dove sia andato né se abbia incontrato qualcuno. L'unica certezza è che la mattina del 18 gennaio, intorno alle 7, viene trovato morto ai piedi di una gru alta 45 metri in un cantiere del quartiere Port-Meillot.
Secondo i primi accertamenti, si sarebbe lanciato dalla gru e le ferite sono compatibili con quelle di una caduta dall'alto. Nella stanza dell'hotel che Alessio ha lasciato alle 3:15 del mattino, la polizia trova un PC. C'è una schermata particolare come salvaschermo. È una fotografia, la fotografia di un foglio, con una scritta molto strana. La scritta è stata fatta volutamente al contrario. Su quel foglio, poi fotografato e usato come salvaschermo del PC, Alessio ha scritto una sigla. Sono 3 lettere. E-T-P. Più in basso, una scritta più piccola, in francese. Alessio ha scritto «Je sais», «Io so». E poi più in basso, sul bordo del foglio, un codice. C-A-M maiuscolo 381-A2-LCM maiuscolo. Nella stanza la polizia trova anche un altro foglio sul quale Alessio aveva provato a scrivere le stesse parole, ma dopo aver scritto ETP e la prima lettera della frase «Je sais», però aveva preso un altro foglio e aveva scritto nuovamente le parole, che poi ha fotografato. Da quel computer ha eliminato tutti i dati, ha lasciato soltanto quella schermata. E c'è qualcosa di ancora più inquietante, perché sotto la scrivania dello studentato, dove viveva a Torino, Alessio ha scritto la stessa sigla, ETP, volutamente al contrario, con la fiamma di un accendino. Nella stanza 2057, su un cartoncino, viene trovata un'altra scritta, una scritta alfanumerica, S maiuscolo 119018. Vengono trovate anche 2 scatole di Coumadin, vuote. E nella cassaforte una Marlboro. Sono le sigarette che Alessio fumava. Il nonno, la famiglia di Alessio, tutti gli amici, sono sconvolti. Così come tutti gli insegnanti e le persone vicino alla famiglia, tutti quelli che lo conoscevano e non riescono a capacitarsi di questo gesto. Al nonno Alessio lascia un messaggio in cui dice di essere stato il nonno migliore. È un grande esempio. Inoltre, alle 4:16 di quella mattina, manda un SMS a Simona, una cara amica di famiglia, alla quale ha scritto: «I nonni sono stati i migliori genitori che avessi potuto avere». Viene eseguita un'autopsia, che riferisce lesioni compatibili con la caduta. L'esame tossicologico non rileva né suo sangue, né alcol né droga, ma ci sono tracce di Coumadin, l'anticoagulante del quale erano state ritrovate 2 scatole. Lo ha assunto in dosi moderate. Si tratta di dosi terapeutiche ed è un mistero, però, perché non soffriva di alcuna patologia che richiedesse questo farmaco, né aveva mai ricevuto specifiche prescrizioni mediche rispetto a questo medicinale, che però veniva utilizzato dal nonno in passato. La professoressa Anna Maria Giovannelli, una sua insegnante delle medie, lo ricorda così: «Un ragazzo è un allievo modello, educato, umile, sensibile, buono, rispettoso. Voglio ricordarlo felice quando giocava. Gli mancava la mamma, ma soffriva in silenzio». Intanto a Parigi si apre un fascicolo sulla morte di Alessio. Quello che emerge riguarda la posizione in cui è stato trovato. È una posizione molto particolare. Si trovava ai piedi della gru. È una posizione parallela rispetto alla gru stessa. Ma è una posizione atipica. Il corpo di Alessio si trova a una distanza abbastanza rilevante dal punto in cui si sarebbe lanciato. E anche la posizione in cui viene trovato è incompatibile. Non vengono trovate neanche delle tracce ematiche che possano far pensare che il corpo del ragazzo, per la caduta, sia rimbalzato e sia arrivato a trovarsi nel luogo e nella posizione in cui è stato ritrovato. Inoltre, le scarpe di Alessio si trovano molto lontane rispetto al corpo. Sono ancora allacciate. Viene trovato senza un calzino, che viene rinvenuto più in là. È impossibile che durante la caduta le scarpe e il calzino si siano sfilati. Non è neppure possibile che Alessio le abbia lanciate le scarpe, perché sul parapetto dal quale è caduto è rimasta un'impronta di una sua scarpa. L'ultima canzone che stava ascoltando si intitola Awake and Alive. Il testo è molto particolare. Una strofa dice: «Sono sveglio, sono vivo, sono in guerra con il mondo e loro cercano di spingermi nel vuoto». Si tratta di una coincidenza, forse, ma sicuramente una coincidenza molto particolare. Il 14 febbraio del 2019 si svolgono i funerali di Alessio Vinci nella chiesa di San Nicola, a Ventimiglia. Il vescovo Tonino Suetta dice: «E anche se nella sua vita, non lo sappiamo con certezza, c'è stato un momento di cedimento in cui il suo cuore non ha retto di fronte a qualche situazione che può averlo angosciato, spaventato,
Questo non toglie che la vita sia da vivere con fedeltà, impegno, fino in fondo. Più di 300 persone quel giorno si sono strette attorno al nonno. Ci sono tutti gli ex compagni del liceo, tutti i suoi amici. Il vescovo continua. Che cosa è successo nei dettagli non lo sappiamo. E forse cosa sia successo veramente nella sua vita e nel suo cuore fino in fondo noi non lo abbiamo capito. Perché non lo ha compreso neppure lui. Perché la vita è un mistero. Fate vedere a tutti questo messaggio. Di che cosa era stanco Alessio e soprattutto come mai tiene così tanto a sottolineare che desidera, che vuole che il suo ultimo messaggio venga fatto leggere a tutti. La polizia francese intanto acquisisce le immagini delle telecamere della zona in cui si è consumata la tragedia per chiarirne i contorni e anche per verificare l'eventuale presenza di terzi vicino ad Alessio. Anche il suo cellulare viene analizzato. Intanto la procura di Parigi consegna allo zio di Alessio, il fratello di nonno Enzo, gli oggetti personali del ragazzo e i legali della famiglia si preparano ad esaminare il fascicolo dell'inchiesta per chiedere un supplemento di indagine. Il legale del nonno, l'avvocato Marco Noto, attende di leggere gli atti che arriveranno da Parigi e ribadisce che nessuna pista può essere smentita. Tra quelle avvalorate c'è anche quella di una misteriosa e presunta vincita di Alessio al casinò di Monte Carlo, di cui Alessio aveva parlato con diverse persone giorni prima, e anche con il nonno, ma della quale non c'è alcuna conferma. Poche ore prima della sua morte, Alessio aveva chiamato il nonno da Parigi, senza dirgli però di trovarsi lì. Gli aveva domandato come fosse andata una visita, e il nonno, che nel corso dei mesi ha fatto di tutto per ricordarsi qualsiasi particolare utile per le indagini, si è ricordato che quella sera suo nipote gli abbia chiesto una cosa molto strana. Mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno a Parigi, ma non avevo capito che era lì. Mi aveva chiesto anche se conoscevo l'hotel Le Méridienne Étoile, ma io gli ho detto che non lo conoscevo perché non sono mai stato a Parigi. Dunque non ha detto al nonno di essersi recato in Francia, ma al telefono gli fa quelle due domande. Gli dice addirittura il nome di quell'hotel dove lui aveva prenotato una stanza 11 giorni prima. Alle 21:33 fa un'ultima videochiamata a Matteo, il suo migliore amico. Dura una ventina di minuti. Anche a Matteo non dice di trovarsi in Francia. Durante questa strana videochiamata, racconta Matteo, Alessio gli dice che alla fine è riuscito a spedire quella lettera che arriverà al destinatario dopo un anno. Matteo gli chiede a chi sia indirizzata, che cosa ci sia scritto, e Alessio ricomincia a parlare di Greta Harrison. Matteo non riesce a comprendere se la lettera sia indirizzata a questa Greta Harrison o se il contenuto riguardi questa persona. Matteo prova di nuovo a cercare questa persona su Instagram, ma Alessio ci tiene a precisare che ancora non esiste. A proposito di quel nome, Greta, gli amici di Alessio si sono ricordati di un episodio in particolare. Era il giorno del suo compleanno, festeggiava i suoi 18 anni, era molto allegro e forse anche un po' alticcio. Quella sera aveva chiamato una loro amica presente alla festa, Greta, ma quello non era il suo nome. Gli amici, scherzando, gli chiesero come gli fosse venuto in mente di chiamarla Greta, ma non ci fecero molto caso. Ora Matteo e gli altri amici di Alessio si chiedono se Greta sia un nome importante per questa vicenda, e quasi sicuramente lo è. Dopo 6 mesi, il mistero della morte di Alessio non è stato ancora svelato. Nel luglio del 2019 la magistratura respinge l'archiviazione per suicidio. Le indagini proseguono. Anche in Francia si sono resi conto delle incongruenze della strana morte di Alessio Vinci, il cui fascicolo resta secretato. Gli avvocati Marco Noto e Ambra Marchese, che tutelano gli interessi del nonno di Alessio, non sono ancora riusciti a luglio del 2019 a consultare il fascicolo giudiziario perché l'inchiesta è aperta e c'è ancora il segreto istruttorio. Secondo gli inquirenti, Alessio potrebbe essere andato a Parigi convinto di poter incassare una vincita al casinò di Monte Carlo, ma è stato appurato che quella vincita in realtà non ci sia mai stata. Nel caso della misteriosa morte di Alessio Vinci, alla fine del gennaio 2020 però succede qualcosa. Nella casa dove viveva con il nonno viene ritrovato un terzo PC. Uno era quello che era stato trovato nella stanza a Parigi, il secondo era sulla scrivania della stanza dello studentato a Torino, e in questi due PC non è stato trovato nulla.
Nel PC trovato a casa del nonno in un armadio invece c'è qualcosa di molto importante che potrebbe essere la chiave di questo mistero. All'interno del PC di Alessio viene trovato un file molto particolare. È la ricevuta di un bancomat. È un falso. L'ha creata Alessio il 12 gennaio ed è la stessa ricevuta che ha fatto vedere al nonno il giorno in cui euforico gli ha detto di aver vinto al casinò molti soldi, circa 150.000 euro. Mancavano 5 giorni alla sua partenza per Parigi e Alessio aveva mostrato al nonno quella ricevuta. Mi aveva detto che finalmente avremmo pagato i nostri debiti e comprato la casa dove vivevamo. Sulla ricevuta risulta un prelievo di 500 euro e un saldo di 144.263 euro. Si tratta però di un falso, non c'è nessuna vincita. Alessio ha creato quella finta ricevuta da mostrare al nonno. Ma per quale motivo ha mostrato quel foglio stampato da lui a suo nonno, spacciandolo per la ricevuta di un bancomat? Forse Alessio aveva bisogno di giustificare dei soldi di cui sarebbe entrato in possesso. E poi c'è la testimonianza della donna che Alessio ha incontrato al pub, alla quale aveva detto di aver vinto 300.000 euro e che sarebbe andato il 18 gennaio, giorno della sua morte, a firmare il contratto perché aveva acquistato la casa del nonno. A questa donna Alessio aveva raccontato che doveva partire per Parigi perché doveva incontrarsi assolutamente con una persona. Nel fascicolo francese dell'inchiesta sulla sua morte non c'è alcun riferimento agli spostamenti di Alessio a Parigi. Quello che è certo è che esce dalla sua stanza diverse volte soltanto per fumare. Poi esce alle 3:15 per dirigersi verso il cantiere. E in tutti i video Alessio è sempre solo. C'è un altro particolare. Quando viene ritrovato ai piedi della gru, indossa una giacca molto particolare, una giacca costosa, di marca Woolrich, color verde militare. Il suo amico Matteo, quando viene a sapere di quella giacca, rimane molto perplesso e dice: «Non può essere. Alessio non avrebbe mai indossato un capo con una stampa militare». L'avvocato del nonno sostiene che con la cifra di 472,88 euro probabilmente Alessio abbia prenotato anticipatamente il pernottamento per 2 giorni nell'hotel Le Méridienne Étoile. Ma è possibile che una persona che ha intenzione di suicidarsi prenoti un pernottamento per 2 notti? Il caso di Alessio rimane un mistero. Che cosa significa quella sigla? ETP. Potrebbe trattarsi in realtà della sigla EPT, European Poker Tour. Forse Alessio aveva fatto una vincita ad una partita di poker online. Il giorno dell'anniversario della morte di Alessio, nonno Enzo, mentre sta prendendo un caffè in un bar, cade e in seguito a quella caduta batte violentemente la testa. Si dispera. Quel giorno non vuole andare in ospedale a farsi medicare, c'è la messa di Alessio. Non può mancare, ma le sue condizioni sono molto gravi. Il nonno di Alessio ce la fa a superare quel terribile incidente. Nel frattempo Simona, l'amica di famiglia alla quale Alessio ha inviato quell'SMS alle 4:16 prima di morire, controlla ogni giorno la cassetta delle lettere del nonno perché tutti attendono quella lettera che sarebbe dovuta arrivare un anno dopo. Una lettera che non è arrivata dopo un anno e che ad oggi non è mai arrivata. Non si sa neppure a chi sia stata indirizzata né se esista. Gli inquirenti però pregano chiunque l'abbia ricevuta e non ne avesse dato conto di dirlo immediatamente alle forze dell'ordine. Lì potrebbe esserci la chiave. Il nonno di Alessio ha compilato un foglio sul quale ha puntato tutti gli ultimi movimenti della vita del nipote. 7 gennaio, prenotazione albergo. 8 gennaio, Ale, patente. 9 gennaio, pizzeria con Ale. 12 gennaio, molto felice per la vincita. 13 gennaio, fatto la spesa con Ale. 14 gennaio, partito per Torino. 16, sentito per telefono. 17, sentito per telefono. Era a Parigi e non lo sapevo. Il 18 di gennaio, nonno Enzo scrive: «È la fine, è crollato il mondo. Ho perso il bene più grande che avevo. Non so quanto potrò vivere senza Ale. Non ce la faccio più. Mi manca troppo, aspetto solo di sapere chi è stato a fargli del male». Alessio e il nonno erano una cosa sola. Vivevano l'uno per l'altro. Mio nipote era molto intelligente, ma nella vita normale era ingenuo. È possibile che qualcuno lo abbia truffato e lo abbia spinto a suicidarsi, o che magari lo abbia messo in condizioni di farlo, o che ancora magari lo abbiano ucciso. Al nonno, Alessio ha voluto scrivere un biglietto nel quale gli dice che lo ama tantissimo e che lui non c'entra niente.
Nel febbraio del 2021, per la morte di Alessio Vinci, è stato ipotizzato contro ignoti il reato di istigazione al suicidio. Lo ha comunicato l'avvocato della famiglia, Marco Noto, che ha parlato con il pubblico ministero, Stefania Stefania, che coordina le indagini per conto della Procura di Roma, alla quale competono i reati che riguardano gli italiani all'estero. Sono stati effettuati accertamenti sul computer di Alessio, sullo smartphone. Sono stati periziati i tabulati telefonici. Ma ad oggi, la morte di Alessio Vinci e quei messaggi misteriosi rimangono uno dei casi più incredibili della cronaca italiana, ancora senza soluzione.